iniziare a dire che in questo momento tutti si stanno interrogando rispetto a questi temi di cui noi parliamo oggi. Ormai sono mesi che ovunque nel mondo ci si chiede come portare avanti diciamo, i lavori clinici attraverso una modalità tele. E quindi ci faremo alcune domande nel corso di questa presentazione, poi comunque anche nella discussione forse verranno fuori altri aspetti. Partiamo ovviamente dai riferimenti diciamo, di definizioni, ma che sono già state citate ampiamente dai precedenti relatori, e direi che noi ci soffermiamo soprattutto sulla questione della cura. Ecco qua. E quindi noi saremo qua sulla cura perché alla fine noi parlando di psicoterapia parliamo soprattutto di quello. Se noi seguiamo le linee d'indirizzo del Ministero della Salute, comunque vediamo che siamo in quest'area qua, dalla telemedicina specialistica a quella che è la nostra area, la telepsichiatria e la telepsicologia. Sulle definizioni possiamo riconoscere come la psicoterapia alla fine sia comunque un intervento rivolto alla cura, sia sì, la guarigione del paziente, se sento sempre questo termine come molto forte e saturo rispetto invece a un tentativo di aiutare persone sofferenti con fragilità e difficoltà di funzionamento, diciamo con delle disfunzioni. La declinazione in ambito di telepsicoterapia è semplicemente l'applicazione della psicoterapia attraverso l'uso della tecnologia, quindi delle Information Communication Technologies, garantendo certo sicurezza e riservatezza. Abbiamo un ampio contesto normativo che comunque salterei, che è stato comunque già citato dai precedenti relatori e che comunque ci vede per alcuni aspetti abbastanza già orientati e definiti, per altri, soprattutto quando parliamo di, non so, anche garantire un certo standard di qualità per i servizi offerti, su questo c'è ancora un lavoro da portare avanti. E poi la ricerca americana, ad esempio, cita la differenza tra normative e legislazioni in diversi stati, e quindi nel momento in cui viene erogato un servizio da uno stato ad un altro, questo ovviamente pone dei possibili gap o comunque delle differenze normative e quindi da approfondire. Diciamo che dal punto di vista italiano in questo momento questo problema non ce l'abbiamo. Una breve citazione sulla ricerca, nel senso che in bibliografia quello che emerge è che comunque più del 90%, io ho messo 90% per diciamo, cercare di approssimare, si tratta di ricerche di telepsicoterapie in ambito di terapie cognitivo-comportamentali, e mentre le altre, diciamo, sistemiche, psicodinamiche, strategiche, costruttiviste, ci mettiamo anche gli altri orientamenti, si dividono un 10% con percentuali poi anche residue molto limitate. Andrei avanti perché comunque, ecco, forse citerei questa ricerca di Barbara Poletti e alcuni punti come esempio di una review piuttosto importante che seleziona da molti lavori, più di 800, ne seleziona 18 e sottolinea alcuni aspetti, direi, importanti, legati da una parte al limite della tecnologia che in alcuni casi può creare delle incomprensioni che possono andare a incidere anche sulla relazione terapeutica e sull'alleanza terapeutica, e quindi creare per il paziente o anche per il terapeuta delle difficoltà, e insomma, come servizio pubblico purtroppo spesso ci troviamo ad avere a che fare con difficoltà di tipo tecnologico e per anche magari strumenti non proprio avanti o all'avanguardia. Un'altra citazione interessante è tutta la parte rispetto ai pazienti molto gravi, quindi suicidari, bipolari, dipendenti o antisociali, in cui tutta la parte non verbale, noi sappiamo che in generale viene diciamo, quantificata intorno al 93%, certo via video e anche con l'audio una parte del non verbale si salva, ma direi un altro punto, credo il 50% del non verbale non si riesce ad intercettare.
Un altro elemento di Poletti interessante è che fino al 2019 più dell'80% dei psicoterapeuti non usava la telepsicoterapia, e il vantaggio principale che evidenzia poi è la distanza. Ovviamente in ambienti in cui l'uso della telemedicina e quindi anche della telepsicoterapia ha una favorevole politica, diciamo, dal punto di vista dell'istituzione, ovviamente questo porta a un uso molto esteso. Secondo me, noi non ci troviamo ancora in quella situazione. Qui potete vedere, insomma, la quantità di ricerche in questa review che hanno orientamento cognitivo-comportamentale. Su tutti, posso citare questo, ad esempio, studio di Catarino, che ha un ampio campione, sempre su ansia e depressione, argomenti di cui parlavano anche Ghio e Zananda, effettivamente vengono rilevati come sintomi che poi decrescono grazie agli interventi di psicoterapia cognitivo-comportamentale. E un'altra citazione che farei è questo lavoro di Azzo sulle donne in gravidanza, che effettivamente sono un target di pazienti che gode moltissimo degli interventi della psicoterapia, proprio anche per il momento delicato che è la gravidanza, e è stato evidenziato l'efficacia e l'ampio coinvolgimento e soddisfazione delle donne in gravidanza. Adesso andrei a parlare della nostra situazione, quindi anche del momento in cui qualcuno si mette a cercare su internet telepsico qualcosa, partendo anche dalla telemedicina. Se noi guardiamo i nostri siti istituzionali, in questo momento la situazione è questa, cioè praticamente la telepsichiatria e la telepsicoterapia non compaiono né sul sito della regione né sui siti delle ASL. In realtà, quello da cui noi possiamo partire anche l'intervento che io posso fare proprio perché esiste e come, soprattutto ovviamente dal lockdown che ci ha cambiato tutti. Di quale psicoterapia possiamo, cioè in teoria potremmo aprire una discussione se è psicoterapia, con quale frequenza di sedute e cose del genere, ma diciamo teniamo l'idea che ci sia un setting abbastanza misto nelle istituzioni, perché questi sono i limiti che sono presenti, per cui io mi sono abituato ormai a chiamare psicoterapia anche il trattamento di pazienti una volta ogni 2 settimane o anche 3 o anche 4 in alcuni casi, cosa che prima di entrare nelle istituzioni consideravo sacro dire che la psicoterapia era una seduta alla settimana, se era di meno non era psicoterapia. In realtà, secondo me, è psicoterapia anche una volta ogni 2 settimane. Se noi guardiamo il tipo di psicoterapia che abbiamo potuto portare online, vediamo che c'è stata quella di gruppo e quella individuale, soprattutto individuale, direi. L'esperienza di gruppo alla fine appartiene soltanto al distretto 11 e al centro disturbi alimentari. Rispetto agli orientamenti, vengono in realtà portati tutti gli orientamenti. Sicuramente il setting per, ad esempio, la terapia familiare viene limitato, per cui si può lavorare anche individualmente con approccio sistemico, però la famiglia da portare nella stanza con lo specchio, insomma, non è possibile per motivi di setting abbastanza evidenti e forti. Quello che abbiamo fatto è stato intervistare 20 psicologi e psicoterapeuti dell'ASL 3, in realtà andando a toccare tutte le aree del Dipartimento della Salute Mentale, quindi anche il SERT, oltre ai centri di salute mentale, e anche alcuni dei consultori, due consultori e uno anche della neuropsichiatria infantile. Questo per dire che abbiamo cercato di raccogliere una serie di dati e di, diciamo, posizioni allargate. Si trattava poi di un'intervista telefonica semistrutturata con questi argomenti, cioè la psicoterapia e il passaggio, cioè se si faceva prima psicoterapia, se si era poi passati alla telepsicoterapia, cos'era accaduto nel periodo del lockdown, i problemi possibili, gli strumenti presenti o meno, il possibile dropout durante il lockdown, la situazione successiva, quindi adesso, e come vanno le cose, diciamo, adesso, poi dando un'attenzione particolare al grado di soddisfazione percepita da parte dei psicoterapeuti e poi dei pazienti.
Allora, attraverso le interviste, perché poi ci sono anche i dati dei questionari che sono stati somministrati, emerge che durante il lockdown diciamo, diverse percentuali, però, i servizi sono riusciti a garantire una diciamo, continuità per una fascia, diciamo, dal 70 al 100% dei pazienti. Quindi diciamo che questo siamo stati presenti, possiamo riconoscere il nostro impegno in questo e siamo riusciti in qualche modo a mantenere questa continuità fondamentale. A livello di dropout percepito si parla di 0% in alcuni servizi, in altri si arriva al 20%. Teniamo conto che in realtà quello che ho osservato anch'io da questo CSM è che alcuni pazienti durante il lockdown si sono allontanati dal servizio per poi riavvicinarsi alla fine del lockdown, quindi il dropout può essere specifico rispetto alla modalità online. La principale criticità che emerge su tutte le interviste da parte degli psicologi sicuramente è la questione degli strumenti e del limite che abbiamo sulla dotazione, diciamo, tecnica e tecnologica. La criticità osservata e sottolineata dai pazienti è sia da una parte la strumentazione, nel senso che diversi pazienti possono anche non avere lo smartphone, anche per tante condizioni, diciamo, possiamo dire pure di povertà e di insomma, scarsi strumenti personali, compresa la rete, la linea. Poi esiste anche tutto il problema della comunicazione non verbale che i pazienti stessi hanno sottolineato. Se noi vediamo, diciamo, i risultati positivi emersi da queste interviste, possiamo evidenziare soprattutto una soddisfazione del 95% dei psicologi intervistati rispetto alla soddisfazione, la sottolineatura della continuità, che direi che in assoluto sulla telepsicoterapia mi sentirei di evidenziare come elemento vincente, l'efficacia, maggiore accessibilità, una maggiore flessibilità. E anche per alcuni la maggiore vicinanza al paziente, cioè l'idea di poter vedere il paziente in un ambiente più familiare, più domestico, nella propria casa, e forse capire qualcosa di più. Questo è quello che hanno detto. Qui vi cito i risultati dei questionari. I questionari hanno questo formato qua, non mi starei a tediare con tutte le domande possibili e immaginabili, però vi direi che nell'area della risposta al bisogno di cura dei pazienti, il 40% degli intervistati era d'accordo sul fatto che comunque, no, il 40% di coloro che hanno compilato il questionario, scusatemi la confusione, era d'accordo e quindi questo diciamo è il dato più alto, bisogna dire che c'è magari una differenza rispetto alle interviste, in questo caso i questionari erano anonimi, le interviste noi le abbiamo fatte mirate cercando di scegliere un rappresentante per ogni distretto, per ogni servizio. E un altro dato interessante è la soddisfazione globale e direi che anche questa è sopra la metà, diciamo un 54%. In realtà sono stati intervistati anche altri operatori, soprattutto cioè, alla fine di questo CSM, del CSM 11, e anche qui diciamo, possiamo evidenziare un accordo rispetto alla diciamo, soddisfazione globale della telepsichiatria intorno al 42%. Possiamo dire che qui c'è anche un contributo significativo degli infermieri che sono stati più critici, possiamo dire, e meno soddisfatti rispetto ad esempio ai psicologi. Qui adesso ci sono una serie di tabelle illeggibili e pesanti e su queste passerei, andrei rapidamente avanti. Vi segnalo forse qui, ad esempio, al CSM 8 abbiamo trovato l'unica esperienza in realtà negativa espressa dagli psicologi intervistati, le tabelle parlano dell'intervista. Forse gli aspetti critici che sono molto rappresentativi espressi nel CSM 10, in cui si sottolinea diciamo, il deficit della comunicazione non verbale, la fatica, e anche questa ne stavate parlando prima, per le lezioni, ma possiamo dire che anche per le sedute online è enorme. E poi la preoccupazione rispetto alla costruzione dell'alleanza terapeutica e l'idea che l'alleanza terapeutica si riesca a costruire se almeno l'inizio della relazione terapeutica avviene in presenza.
nella soddisfazione dei pazienti che viene rilevata dagli psicologi intervistati è stata, diciamo, in generale buona. Nel nostro caso noi l'abbiamo valutato attraverso i questionari che i pazienti hanno compilato. Allora qui possiamo dire anche qualcosa attraverso una raccolta di informazioni specifiche, perché poi alla fine questa non è una ricerca, ma è una raccolta di informazioni attraverso questi 28 questionari. E anche qui noi potremmo dire che gli elementi, diciamo, che risaltano maggiormente sono un forte disaccordo rispetto alla scelta tra la telepsicoterapia e la psicoterapia face-to-face, che è sopra la metà, 55%. Quindi i pazienti in assoluto, diciamo, possiamo dire che per la maggior parte preferiscono la face-to-face, e su questo forse non c'era bisogno di un questionario, ma comunque l'abbiamo registrato almeno. E rispetto alla soddisfazione globale, solo la metà, diciamo, oppure la metà comunque sono in accordo. Questi elementi poi li possiamo discutere e confrontarci anche con la dottoressa Fiscella nel corso della discussione. La soddisfazione dei pazienti, anche qui, sulla risposta ai propri bisogni, parliamo di un disaccordo del 40%. A questo punto io andrei avanti rapidamente. Qui abbiamo le tabelle degli altri, insomma, psicologi intervistati, poi eventualmente le mostrerò, però volevo forse sottolineare questo, un aspetto evidenziato moltissimo dai SERT sulla continuità con i pazienti, diciamo, con dipendenze. In realtà rispetto al SERT emergono delle differenze, nel senso che in molti casi mi hanno sottolineato i colleghi quanto si lavori di più sull'emergenza di pazienti che hanno bisogno di andare al SERT fisicamente, e quindi come la telepsichiatria comunque non riesca a soddisfare quel bisogno urgente che le persone con una dipendenza portano maggiormente, al di là del fatto che forse sono pazienti che molto spesso anche su gli strumenti, la tecnologia possono avere anche più difficoltà. Questo riportano i colleghi. Qui ci sono alcuni dati anche dei consultori, comunque direi che li abbiamo già evidenziati. C'era uno spazio anche libero per i commenti da parte dei pazienti, e questi sono i commenti più importanti che noi abbiamo rilevato, e evidenzierei questo che sottolinea aspetti legati allo stigma. Effettivamente, noi non pensavamo forse di. Allora, in letteratura è assolutamente sottolineato questo aspetto, ma forse non pensavamo fosse così vicino anche a noi. In realtà è emerso questa percezione anche forte del fatto che venire al CSM, comunque stare in sala d'attesa, alla fine è qualcosa che stigmatizza, colpisce molto alcuni pazienti. E quindi trovarsi a portare avanti la relazione terapeutica attraverso la telepsicoterapia è una cosa che tiene, diciamo, a bada questa percezione. Concludo sottolineando gli aspetti, diciamo, i punti di forza della telepsicoterapia, sottolineando tutte quelle persone che sono in condizioni di difficoltà, quindi per una distanza fisica, anche se noi parliamo poi di servizi territoriali e quindi di una presenza vicina ai pazienti, però tutte le situazioni di problemi di distanza, la nostra situazione attuale, per cui le pandemie, speriamo non ce ne siano altre, le condizioni di salute specifiche dei pazienti, come abbiamo visto le donne in gravidanza o altre persone come affette da patologie invalidanti che bloccano e quindi non permettono di muoversi. E poi già detto, la continuità delle cure, il follow-up, l'efficacia, l'appropriatezza e poi anche la riduzione del tempo che, insomma, viene guadagnato sia dai pazienti che, diciamo, anche dai terapeuti. Stummer wie